Benvenuti. Oggi vedremo il primo di tre documentari francesi dedicati alla reggia di Versailles e ai tre re dello stesso nome che l'hanno abitata, Luigi XIV, XV e XVI. Ognuno ha dato il nome a un'epoca nella storia del mobile, una scrivania Luigi XV. E questo è dovuto anche al fatto che i loro regni sono stati molto lunghi. Fra tutte e tre hanno governato la Francia per un secolo e mezzo, dalla prima metà del Seicento fino alla Rivoluzione francese. Uno immagina che sia perché hanno vissuto molto a lungo. In realtà non è così. L'unico abbastanza longevo è stato Luigi XIV, il Re Sole, che è morto a 77 anni, decrepito per la sua epoca. Luigi XV, per esempio, è morto a 64 anni, che ai suoi tempi era normale. Quanto a Luigi XVI, beh, lui magari sarebbe stato longevo. Ha avuto dei fratelli che sono vissuti molto a lungo. A lui però hanno tagliato la testa i rivoluzionari quando aveva solo 39 anni. Quindi il segreto di questi regni molto lunghi non sta nel fatto che i re sono morti molto vecchi, ma nel fatto che sono saliti al trono giovanissimi, addirittura bambini. Luigi XIV aveva solo 4 anni quando a suo padre, Luigi XIII, è venuto l'infarto e quindi lui è diventato re. E quando è morto 73 anni dopo, erano già morti tutti i suoi figli, tutti i suoi nipoti. Il trono è toccato al pronipote, Luigi XV, che aveva solo 5 anni. E anche lui ha regnato per quasi 60 anni, stessa storia, sono morti tutti i suoi figli. Il trono è andato al nipote, Luigi XVI. Mi rendo conto che c'è da perdersi. E quindi stringiamo sul protagonista della puntata di oggi, Luigi XIV, il Re Sole. L'uomo che ha detto lo Stato sono io, il protagonista della grande storia della monarchia assoluta con tutto il suo sfarzo e le sue miserie. I francesi hanno provato a accreditare il nome di Louis le Grand, Luigi il Grande. In realtà non ci sono riusciti. Sì, a Parigi c'è ancora il liceo Louis le Grand, proprio dietro la Sorbona, uno dei grandi licei dell'élite francese. Però in realtà anche loro lo chiamano Luigi XIV come tutti gli altri. E il fatto è che il regno di Luigi XIV sì, ha conosciuto lo splendore dell'assolutismo e lo sfarzo di Versailles e grandi guerre vittoriose. Però poi a un certo punto mezza Europa si è coalizzata contro di lui e le guerre ha cominciato a perderle. Inoltre il regno del Re Sole coincide con l'epoca peggiore dal punto di vista climatico nella storia dell'Europa recente. Siamo nel pieno della piccola era glaciale. Al tempo del Re Sole il sole a Parigi si vede pochissimo e d'inverno la Senna gela, ma al punto che ci si cammina sopra. E il vino gela nelle botti, tanto che a Parigi il vino si vende a blocchi tagliati con la scure. E i contadini muoiono di fame. E così il regno di Luigi il Grande finisce in realtà su una nota oscura e tristissima. Va detto che nel documentario di tutto questo vedremo poco. Parleremo molto invece delle amanti, del Re Sole, come è inevitabile in questo genere di documentari. E poi parleremo molto del cantiere di Versailles. E lì è interessante porsi un problema. È stato uno spreco o un investimento? Per i sovrani dell'epoca costruire queste regge sfarzose era quasi un obbligo, uno status symbol. E anche in Italia i Savoia e i Borboni non hanno certo scherzato. E per carità si tratta di capolavori, di un patrimonio dell'umanità. Però poi quando uno attraversa questi saloni dorati e gallerie degli specchi, è difficile non pensare ai contadini che stavano morendo di fame e che però pagavano con le loro tasse tutto questo. D'altra parte però è anche vero che questi cantieri che rimanevano aperti per decenni davano lavoro a decine di migliaia di operai.
Quindi il giudizio diciamo che rimane in sospeso. L'unica cosa sicura che si impara è che anche all'epoca le previsioni saltavano sempre, i tempi di costruzione sforavano rispetto alle promesse degli architetti, i costi salivano al di là di tutte le previsioni, anche quando il committente era un monarca assoluto. E questo tutto sommato è abbastanza consolante. Buona visione. Morte agli affamatori! Morte a Mazzarino! Abbasso la corruzione! La regina madre al potere! Morte agli Mazzarino! 1649. Sostenuta dalla nobiltà di provincia, Parigi è in rivolta contro il potere. Luigi XIV è un bambino di 10 anni quando sente i francesi chiedere la morte di sua madre, Anna d'Austria, reggente al trono, e del cardinale Mazzarino. Dobbiamo andare. Andiamo. Che governano la Francia dopo la morte di Luigi XIII. Il Parlamento di Parigi vuole togliermi la corona. La vostra corona ve l'ha data Dio, figlio mio. La vostra vita è troppo preziosa per la Francia per metterla in pericolo. Il mestiere di re è delizioso, maestà, ma non è privo di affanni e preoccupazioni. Non vedo l'ora di essere re. Per entrare nella storia, maestà, bisogna scegliere il momento giusto. Per Luigi, il bambino che fra 3 anni salirà sul trono di Francia, quella notte è un incubo, un'umiliazione che non dimenticherà mai. Nella sua vita farà di tutto perché un fatto del genere non si ripeta più. In Francia nessuno deve essere più potente o più ricco del re. Sono passati 12 anni da quella fuga umiliante di notte. Luigi è invitato dal suo sovrintendente delle finanze, Nicolas Fouquet, a una festa sontuosa per l'inaugurazione dello splendido castello che si è fatto costruire. Ci sono voluti 5 anni di lavoro e 10.000 operai. Fouquet è il primo ministro di Luigi ed è anche l'uomo più ricco di Francia. Ha accumulato un patrimonio immenso a spese del tesoro e mantiene una guarnigione di 200 uomini armati di 400 cannoni. Si sa che Vostra Maestà è un buon ballerino e a queste signore dispiacerà non aver danzato con il re. Questa sera il re della festa siete voi, Monsieur Fouquet. Allora che queste signore ne approfittino. Monsieur Levaux, dobbiamo parlarvi. Ah, signora, ci restituiranno mai il mal tolto? Sire. Levaux, rispondetemi. Vi farebbe piacere se, grazie al vostro lavoro, la dimora del re di Francia retrocedesse al secondo palazzo del regno? Sire, da domani i lavori al Louvre lo riporteranno al primo. Il Louvre resterà sempre un freddo palazzo che non amerò mai. Non è bene per la Francia che uno dei suoi sudditi sembri più importante del re. Ne convenite, Levaux? Ma, sire, non ho fatto che obbedire agli ordini del sovrintendente delle finanze. Noi vi vedremo al Louvre, voi e i vostri amici. Da oggi noi vogliamo che siate unicamente al nostro servizio, Monsieur Levaux. Avrei dovuto farlo arrestare subito. Non si arresta chi vi invita. Temo che stavolta Sua Maestà sia veramente in collera. In collera? Mm-hmm. Perché dunque? No, no.
Il nostro giovane re è in balia di sua madre. Si calmerà, ne sono certo. Questi fuochi d'artificio saranno l'ultimo exploit del potente Fouquet. Se Luigi non l'ha fatto arrestare la sera stessa, lo farà arrestare 3 settimane più tardi da D'Artagnan, tenente dei moschettieri. 3 grandi artisti hanno curato il progetto, le decorazioni e i giardini alla francese del magnifico castello di Vaux-le-Vicomte. Le Vaux l'architettura, le Brun le pitture e le sculture, le Nôtre i giardini. Sono vecchi amici che hanno fatto l'apprendistato insieme nello stesso laboratorio delle Tuileries e che vanno sempre d'accordo. D'ora in poi saranno tutti e 3 al servizio del re. Allora? È impossibile pronunciare il nome di Monsieur Fouquet davanti a Sua Maestà. Perché? Il re è molto in collera con lui. Dice anche di avere tra le mani dei documenti che lo faranno impiccare. Impiccare? Sì. Oh mio Dio. Dopo un processo durato 4 anni, Fouquet sarà condannato all'esilio. Una pena insufficiente per Luigi, che la trasformerà in carcere a vita. Dopo l'arresto di Fouquet, il sovrano nomina Colbert ministro di Stato e in seguito sovrintendente dei palazzi del re. Per il momento Versailles è solo una residenza di caccia situata su una collina sferzata dai venti, circondata da paludi e foreste, un luogo dove il piccolo Luigi amava accompagnare suo padre Luigi XIII e dove ama ancora cacciare e passeggiare. E proprio in questo luogo inospitale verrà edificata la residenza reale più sontuosa d'Europa, con i giardini più belli. Sembra che il re gradisca vederci tutti infangati mentre profumiamo i nostri abiti con questo infame fetore. I re fanno ciò che vogliono. Sua maestà si aspetta che diventiamo dei miserabili divorati dalle zanzare. Dopo quel povero Fouquet che marcisce in cella, chi sarà la prossima vittima? Ma noi, amico mio, noi! Silenzio! Per Luigi XIV, Versailles è anche un luogo molto comodo per incontrare la sua amante, Mademoiselle de la Vallière. Lontano dalla moglie, la regina Maria Teresa, che ha dovuto sposare per suggellare la pace tra la Francia e la Spagna. Guardate, sire. Questi insetti hanno buon gusto. Hanno scelto i vostri punti più dolci. Ma io sto soffrendo. Il prurito è terribile. Qui... E qui... Dove? Qui, guardate, sire. E qui... E qui, sire. Dove? Qui. Siete state perfetta, mia dolce amica. Hanno sofferto come dei dannati. Adesso venderanno volentieri delle terre sulle quali non mettono mai piede. Monsieur Blouin, penso che sia il momento di fare l'annuncio. Bene, maestà. Signori, vi comunico che ho nominato il nostro primo cameriere, Monsieur Blouin, consigliere nel nostro Consiglio di Stato, commissario generale della Marina, intendente della Casa Reale delle Terre e della Signoria di Versailles. Uno di noi avrebbe accettato di buon grado questo incarico, maestà. Monsieur Blouin ha la nostra fiducia. Ci farebbe molto piacere che lo ascoltaste. Signori, Sua Maestà mi ha incaricato di scambiare o di acquistare le case, le terre e i patrimoni, di qualunque natura siano, che si trovino nel tracciato del nuovo parco, sia per trattativa privata, sia facendole stimare da un esperto. Ah, era questo. Sua Maestà vuole trasformare la tenuta di caccia del suo amato padre nel giardino dei suoi sogni.
non crescerà niente. Se a Versailles Mademoiselle de la Vallière è sempre in primo piano, a Louvre è costretta a nascondersi dietro la regina, dato che è la sua dama di compagnia. Lontano dall'amata Versailles, nel palazzo del Louvre che non tollera, Luigi XIV prepara le feste del Carousel, destinate, secondo le sue parole, a far muovere la nobiltà. Durante le feste Luigi danzerà un balletto creato dal musicista Lully, mascherato da sole. Fugge via il gruppo degli astri non appena questo re avanza. Le nobili luci della notte che trionfavano in sua assenza non osano restare in sua presenza. Tutti quei fuochi fatui son divenuti grigi, perché il sole che mi segue è il giovane Luigi. I miei complimenti, monsieur, fratello mio. Vi ricordate ancora di questi versi? Ma era 10 anni fa. Oggi incarniamo il sole, il più nobile di tutti gli astri, che per lo splendore che lo circonda, per la luce che trasmette agli altri astri, per quella corsa costante ed invariabile dalla quale non si scosta e non si allontana mai, è sicuramente l'immagine più viva e più bella di un grande monarca. È un proclama. Monsieur Lully, non dovremmo aggiungere al costume qualche piuma e qualche palla dorata per rendere il sole più fiammeggiante? Maestà, ma servono 1000 fuochi! Appena appare il sole abbagliante, deve scacciare tutti i pensieri cupi che corrompono la testa degli uomini. I pensieri cupi? Sì! Vostra Maestà deve essere sempre in scena, come in uno dei nostri balletti. E il suo posto è sempre al centro, come il sole. La vostra arte ci incanta, Monsieur Lully. Grazie, Sire. Appena ho visto, ho vinto. Davanti alla vostra gloria accecante, tutti i grandi del vostro regno sentiranno piegarsi le ginocchia. Sbrigatevi a finire, Monsieur Silvestre. Il vostro tempo è contato. Questa dimora non può restare per molto tempo in questo stato. Abbiamo avuto giorni felici qui. Ma oggi l'avvenire della nostra bella Francia ci preoccupa. È a lei che dobbiamo pensare mentre costruiamo, Monsieur Levaux. Questo edificio è del tutto nuovo, Monsieur Levaux? Certamente, maestà. Apprezzo il vostro talento, Monsieur Levaux, ma dovete rivedere i vostri piani. Dovete costruire, ma ampliando l'edificio originale. Mi piace vivere nel ricordo di mio padre. Fate in modo di preservare il suo castello. Un castello, sire? Ma è solo un piccolo castello di carte che vostro padre aveva fatto costruire per non dormire sulla paglia quando andava a caccia. Fate ciò che volete, ma se la battete io lo farò ricostruire tale quale, senza cambiare nulla. Sire, non ho altra ambizione che quella di servirvi. Avete un altro desiderio, maestà? Un desiderio? Noi desideriamo che da oggi la nostra arte sia più francese. Francese? Sì, imitiamo troppo spesso l'Italia.
Dato che Luigi aveva imposto a Levaux di conservare il passato, all'inizio la trasformazione del castello è contenuta. I tetti sono ornati di piombo dorato e l'edificio viene circondato da una grande balconata destinata a facilitare la circolazione. I primi lavori importanti riguardano la sistemazione dei giardini, delle vasche dei boschetti e l'arredamento degli interni, per il quale verranno opportunamente utilizzati i mobili di Fouquet sequestrati a Vaux-le-Vicomte. Sire, siamo ovunque in ritardo, ma vi assicuro che tutto sarà pronto nel giorno convenuto, secondo i progetti approvati da Vostra Maestà. Signori, per favore. Le sale degli specchi sono alla moda, sire. Conserviamo il triste ricordo della sala degli specchi di Fouquet. Madame. Devo lasciarvi il mio posto. È possibile che il mio posto diventi vostro. Monsieur Levaux. Questi sono proprio specchi di Venezia? Gli specchi di Venezia sono di una purezza senza pari, sire. Noi non ne vogliamo altri. Altri specchi deformerebbero il riflesso delle signore che ci accompagnano. Sire, non vorrei intromettermi nelle mansioni di Monsieur Levaux, ma non sarebbe più appropriato affidare ai nostri artigiani l'esecuzione di questi specchi? Colbert, la vostra ansia di risparmiare ci piace, ma siamo certi che gli specchi fabbricati in Francia sarebbero perfetti. Ci lavoriamo, sire. A Venezia piace mascherarsi. Cosa c'è di meglio per rubare un segreto? Allora fate presto, Colbert. Presto. Nella ricca Venezia, i fabbricanti di specchi devono mantenere il segreto, se non vogliono finire in mare dentro un sacco. Accordiamo al signor Nicolas Dunoyer, per la durata di 20 anni rinnovabili, il privilegio esclusivo di dirigere una manifattura di specchi di foggia veneziana, fondata all'ombra dell'abbazia di Saint-Antoine, nel quartiere di Rueil, Clos de la Sonnette, a Parigi. Non si sa esattamente come abbia fatto Colbert. Senza dubbio, con grosse somme di denaro, riesce ad attirare in Francia una dozzina di vetrai veneziani che illustrano agli artigiani francesi la tecnica di fabbricazione degli specchi veneziani. Avete vinto, Colbert. È la Francia che vince, sire. Abbiamo bisogno di sviluppare le nostre industrie. In questo modo, oltre a risparmiare ingenti somme di denaro, otterremo notevoli guadagni. Perché l'Europa verrà ad acquistare in Francia. Come sta la vostra signora moglie? Il vostro medico, sire. Non soltanto l'ha guarita, ma le ha restituito parte della sua gioventù. Come vi posso ringraziare? Dandoci con i vostri giardini un primo assaggio del paradiso. Vi dedicherò la vita, sire. I giardini di Versailles hanno già subito importanti cambiamenti, ma quelli che si preparano sono giganteschi. Il maestro d'opera di questi lavori era André Lenôtre, l'uomo che aveva progettato i giardini di Vaux-le-Vicomte. Luigi vuole immediatamente un parco sontuoso, senza dover aspettare. Gli alberi dei giardini di Vaux-le-Vicomte sono sradicati per essere ripiantati a Versailles. L'enorme quantità di piante trasportate dà l'impressione di vedere per le strade una foresta in movimento. Con un gioco di prospettive, sire, allargando il canale con una vasca più grande all'estremità, lo faremo sembrare più lungo. Parlate, Colbert. Quando noi vi vediamo così avvilito, sappiamo che siete preoccupato. Sire, parlate dunque a cuore aperto. Tutti questi lavori a Versailles costano una fortuna. Nonostante l'aumento delle imposte, le casse sono vuote. Sire, i vostri sudditi sperano in una nuova prosperità e non bisogna deluderli.
Per la gloria di Vostra Maestà è importante non svuotare le casse del tesoro per un'inezia. Noi vi ascoltiamo, Colbert. I vostri consigli sono sempre saggi e ben accetti. Come possiamo ridurre i costi, Lenotre? Sire, bisognerebbe intervenire nel campo della manodopera. Abbiamo solo 1000 operai, ne servirebbero 10.000. Quanti soldati si annoiano nelle caserme mentre vorrebbero servire il re? Quanti? Proprio il numero necessario per effettuare i lavori dei giardini, sire. Bene. Siamo più tranquilli. Continuiamo, Monsieur Lenotre. L'architettura non è la vera passione di Luigi, che invece ama i giardini e vuole deciderne la disposizione, sebbene ne affidi l'ideazione a Lenotre. Luigi discute, corregge i progetti e il giardiniere del re accondiscende, lasciando al sovrano l'ultima parola. Non credo che il paradiso sia così bello. Non bestemmiate, madame. Oh, scusatemi. Mentre nei giardini si lavora per la grandezza di Versailles, a corte Luigi deve risolvere i suoi problemi di cuore, a volte brutalmente. Lasciando al re i due figli che ha avuto da lui, Mademoiselle de la Vallière lascia Versailles per il convento. Non accontentatevi, mio Dio, di avermi fatto provare disgusto per questo mondo. Salvatemi anche dal dolce veleno di piacergli e di amarlo. Per tutta la vita ho fatto un cattivo uso della mia volontà, che ora, mio Dio, la consegno completamente nelle vostre mani. E noi dobbiamo spostarci faticando. Certo. Povera regina, era così ferita dalla storia del re Colavalier e ora non si accorge della nuova amante. Ma direi piuttosto che Maria Teresa non vuole vedere. Accogli a braccia aperte la perfida Montespan. Zitta, se qualcuno ti sentisse. Per la Montespan, sua maestà darà delle feste ancora più belle di quelle per la Valier. Oh. Sì. Un amante esce dal castello e ne entra un'altra. Non si tratta solo di un banale aneddoto sentimentale. Ad ognuna delle tre donne che Luigi amerà nel corso della vita corrisponde un'epoca precisa dei giardini e del castello di Versailles. Mademoiselle de la Vallière ha segnato il periodo degli amori di gioventù. Con la maturità si apre il castello della politica. I vostri lavori procedono come desiderato, Monsieur Patel. I miei lavori avanzano al ritmo voluto da Sua Maestà. Mi limito a riprodurre il grandioso progetto e non ho altra ambizione che dimostrarne il suo splendore ai vostri sudditi. L'unico vero splendore è quello che ci circonda. Ditemi, Monsieur Patel, perché non dipingere i lavori stessi? Questi lavori non sono l'opera dei giardinieri, sono solo braccia che eseguono. Sono la vostra opera, sire. I lavori finiranno. Il vostro regno e la vostra gloria dureranno. Patel si sbagliava. Non poteva immaginare che i lavori sarebbero durati più di 30 anni. Thank you.
Sua maestà si è messo in testa che bisogna demolire tutto quello che è stato fatto in un anno! Se almeno Sua maestà sapesse cosa vuole, sarebbe tutto più semplice e meno oneroso per le finanze. Sua maestà è tormentato. Il rispetto per suo padre e le sue ambizioni per Versailles non vanno sempre d'accordo. Torniamo quasi al punto di partenza, Monsieur Levaux! Devo intendere che torniamo a ciò che ancora poco tempo fa il nostro re definiva una miscela di maestà e fantasia? Il re ha appena accettato la vostra idea. Luigi XIV ha accettato la nuova proposta di Levaux. Si tratta di conservare il vecchio castello circondandolo di nuovi edifici. Ma adesso non corrisponde più nulla. Bisogna rivedere tutti i lavori interni. Gli appartamenti, le scale e le porte non sono più al posto giusto. Contemporaneamente a quei lavori, Luigi XIV dà inizio ad un altro cantiere, quello del suo progetto politico. Non vuole portare la nobiltà a Versailles solo per le feste. Il re esige che vi risieda stabilmente per tenerla sotto controllo. Prendete nota. Sembra che vi siano in particolare dei ritardi notevoli sui lavori di rifinitura, tanto a livello di vasche che di aggetti, e questo mi causa un notevole dispiacere. Fate in modo che gli operai non rallentino il lavoro e parlate sempre loro del mio ritorno. Ecco cosa mi scrive Sua Maestà e mi incarica di dirvelo. Levaux! Dopo tanti mesi di indugi, ecco che ora Sua Maestà ha fretta. Come procedere più velocemente senza intaccare le finanze? Ecco il vostro dilemma, Monsieur Colbert. È impossibile fare meglio, Levaux. Impossibile. Dubito che il re capisca questa parola. Cosa possiamo fare di più? Certi operai si disturbano a vicenda provocando dei ritardi. Facciamoli lavorare in due cantieri, uno di giorno e l'altro di notte, senza fermarsi mai. Ogni giorno creato da Dio. La vostra soluzione è meritevole, Levaux. Malgrado la notte, questa soluzione è chiara. Signori! Avvertite. Per lavorare la notte bastano le fiaccole. Ma la domenica è il giorno del Signore. Non è un'offesa a Dio? Solo quando la Chiesa avrà autorizzato in via eccezionale che gli operai continuino a lavorare la domenica dopo la messa, i lavori proseguiranno 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Madame! Madame, il re si preoccupa di non avervi ancora accanto. Non posso presentarmi, spettinata a Sua Maestà. E poi l'attesa mi renderà ancor più desiderabile. Bene. Sbrigatevi! Avanti! Avanti! Sbrigatevi! Più veloci! Più veloci! Avanti, signori! Più veloci! Al lavoro! Oh no! No! Non il mio bambino! Pierre! Pierre! Oh no! No! Creperemo tutti per il piacere di un re! Oh no, non il mio bambino! No, no! Oh no, monsieur, per favore, il mio bambino! Non il mio bambino! No, no, no! Povera donna! Chi di noi non ha un marito paralizzato? Un fratello sfigurato o azzoppato in questo maledetto cantiere? Avanti, signori, al lavoro! Forza, animo! C'è il lavoro di giorno, quello che deve dare prestigio a Versailles e al re. E c'è l'oscuro lavoro di notte, quello di cui non si parla. Tutte le notti si trascinano carri pieni di cadaveri.
queste tristi morti sono tenute nascoste per non diffondere paura, per non denigrare Versailles. Su, Colbert, non fate quella faccia. Stasera si festeggia. Spese folli, ancora e ancora. Dovreste dire spese ben motivate, mio caro Colbert. Questa società di piaceri che concede la corte un'onesta familiarità con noi tocca e affascina più di quanto pensiate queste persone. Così noi dominiamo il loro cuore e il loro spirito, forse più saldamente che con le ricompense e i benefici. Organizzando feste sontuose, Luigi XIV ha dato alla nobiltà il gusto e la voglia di venire a Versailles, dove l'avrebbe presto rinchiusa. Fino ad allora, il potere reale era rappresentato dalla coppia reale. Al re, la guerra e la politica. Alla regina, la carità e la maternità, per assicurare la discendenza della dinastia. Maria Teresa darà al re 6 figli, ma il suo ruolo a corte resterà quello di una comparsa. Luigi, vi ingannate se pensate che siano le vostre amanti a rendermi gelosa. È Versailles che ruba il vostro cuore e la vostra anima. Ho pensato che vi sentiste male. Di solito non restate così a lungo con la regina. Non preoccupatevi, madame, il mio cuore sta bene. La regina ha dei diritti che non possiamo sottrarle. Venite. Un monarca che dissangua il popolo francese. E perché? Per la sua gloria. Ehi, maestà, io vi maledico, voi e la vostra Versailles. E maledico questo cantiere, dove tutti i giorni i carri si riempiono sempre più di morti. Puh, tiranno, re assassino, lasciatemi. Tiranno, tiranno. Questa donna sta parlando di noi? Sire, non ascoltatela, ha perso la ragione. Per un braccio rotto o una gamba rotta, sire? Un carpentiere con una coscia rotta 60 lire. La gamba rotta di un picconiere 50 lire. Il braccio rotto 30 lire. Per una testa rotta, sire? La testa di un manovale 20 lire. Quella di un capomastro 60 lire. E nel caso del decesso di un operaio, sire? Alla vedova per il decesso di un manovale 20 lire. Per il decesso di un operaio qualificato 30 lire.
e per la morte di un capomastro 60 lire. E se si tratta di un figlio, Sire? 40. Mi trovate molto duro, vero? Una buona amministrazione della giustizia esige che sia versata un'indennità a questa donna come alle altre, ma esige anche che questa donna sia punita per l'oltraggio che ci ha recato. Avrei agito così anche se il colpevole fosse stato un nobile di Francia, perché nessuno deve pensare di poter offendere impunemente il re. Amici, sapete che non vedo bene al calar della sera? Allora, cosa c'è sulla testa di Sua Maestà? Un berretto d'asino? Una parrucca? Chi oserà dire ancora che il carattere del re è poco incline alla comicità? I cortigiani hanno torto a ridere del re e lo capiranno a loro spese. Sotto le parrucche e l'abbigliamento sempre più ricco e raffinato, Luigi mette in opera un preciso progetto politico. Ormai la moda non si decide più a Parigi, ma a Versailles. Ed è Luigi che l'ha detta. Per essere ben visti dal re, bisogna imitare il suo stile, ma per farlo i cortigiani devono stargli molto vicino. Ora dobbiamo pensare in grande, Colbert. Non verranno mai. Verranno. Prendete nota. Poiché nutriamo una particolare considerazione per il borgo di Versailles, e desideriamo renderlo il più fiorente e il più frequentato possibile, offriamo dei terreni a buon prezzo, con promessa di privilegi a tutte le persone che vorranno costruire, con l'onere di mantenere gli edifici nello stato e nella simmetria con cui sono stati costruiti. Quando il re aggiunge che le case costruite a Versailles non possono essere sequestrate né ipotecate, gli spazi liberi e i terreni vengono richiesti immediatamente. Per il re, edificare a Versailles diventa un modo di creare la sua corte. Approfittando dell'affare, non costruiscono solo i nobili, ma anche commercianti e imprenditori, ben felici di poter conservare l'abitazione anche in caso di fallimento. Sire, avremmo pensato di aggiungere un nuovo asse al Gran Canal. Si direbbe la Santa Croce. Ecco un'idea devota della geometria, Monsieur Lenotre. Ci piace e ci porterà fortuna. A Versailles manca l'acqua, Sire. L'ampliamento del Gran Canal ne richiede una quantità ulteriore. Dovremo andare a cercare l'acqua sempre più lontano e costerà una fortuna. Noi costruiamo per noi, Colbert. Costruiamo per la Francia. Allora perché preoccuparsi sempre solo di quanto può costarci? Avete il nostro consenso, Lenotre. Amplieremo il canale secondo i piani. L'armonia dei nostri giardini non è più conciliabile con il fetore di questi luoghi. Ne faremo una nuova vasca, Lenotre. Sire, il mio sangue ribolle e da vino diventa aceto. E poiché, secondo il nostro amico Colbert, mancano sia il denaro che le braccia, metteremo al lavoro le guardie svizzere. Le emanazioni pestilenziali che si liberano durante la bonifica dello stagno maleodorante uccidono 200 uomini.